Bene, anche quest'anno vedo che hai fatto il presepe, come tutti gli anni, il Natale ha bussato alla porta, chiaramente bisogna aprirgli. Certo, Pier. Ho voluto fare un presepe a tema quest'anno. Il presepe di quest'anno ci dà una possibilità, la possibilità di scegliere quale Dio adorare, se adorare Gesù o altro. Io in questo caso ho voluto mettere la statua di Erode, che rappresenta appunto Erode, e anche un po' il denaro, che fa allusione anche un po' a quello. E cioè scegliere fra la ricchezza e la povertà, fra, come dire, la prepotenza e l'innocenza. Non proprio, diciamo che uno può anche adorare il suo io, diciamo, perché tante volte ci dimentichiamo un po' di Gesù, di Dio quello vero, e adoriamo il nostro io, dimenticandoci però purtroppo di essere buoni tante volte, perché servendo il nostro io serviamo un po' anche il nostro egoismo. Basta guardare un po' anche come adesso nella società, come parliamo, come ci rapportiamo con gli altri. Adesso, prima di iniziare un discorso, prima cosa che diciamo è ascolta e non parlami, stammi a sentire. Invece no, secondo me dovremmo un po' più abbassarci e ascoltare le altre persone, non solo il nostro io, il nostro Dio personale che ci siamo creati tante volte. Infatti Erode è molto più grande di chi lo sta adorando, nella tua rappresentazione. Sì, e la cosa che mi fa più ridere è che tante volte noi siamo straconvinti di adorare Gesù, invece tante volte sotto sotto abbiamo altri idoli. Però quando arriva il momento che sbagliamo, Gesù ci perdona, questo è sicuro, mentre gli altri idoli è difficile. La maggior parte delle volte sfocia sempre in una punizione. E adesso arriviamo un attimo bomba sul presepe. Tutto autocostruito, vero? Gran parte del presepe sì. Qualcosa, vabbè, l'impianto elettrico, l'ho comprato, le tegole di alcune casette le ho comprate, ma il resto sì, mi sono messo di impegno e un paio di mesi di duro lavoro, diciamo, duro, lavoro piacevole. Quel presepe è sempre bello farlo. Ecco, la cosa più brutta di un presepe, apro una parentesi, secondo me è smontarlo. Dopo che ci sei messo un po' di impegno a farlo, è sempre brutto. No, comunque, sì, no, ho fatto tutto io. Anche le statuine mi sono messo col DAS, piano piano, con buona pazienza. Ti sei dato da fare. Senti, ma quella montagna là, mi ricordo qualcosa o sbaglio? Ah, io non voglio fare pubblicità alle montagne. Allude un po' a questa montagna molto famosa che c'è dalle parti di Malgrate, ok, che si può vedere bene da Olecco. Anche questo mulino qui allude un po' a un altro mulino. Ci sono tante chicche ironiche anche in questo presepe, vabbè, c'è il gatto stilizzato sopra la casetta, l'auto Velox, che a tanti non farà piacere, però essendo è un omaggio un po' a Televallassino, dai, siccome vengono sempre qua a farmi l'intervista, ho detto, dai, mettiamogli qualcosa che ricorda il loro paese, che allora, tutti quando passano lì lo maledicono, ecco, speriamo che nessuno si sia arrabbiato con me perché ho messo questo aggeggio. Ma guardando lì i re magi che arrivano col cammello mi sembrano preoccupati, però. Infatti vedo che stanno andando piano, sono bloccati. Ma quel signore con tanto di telescopio sta cercando la cometa per indirizzare i re magi? Sta cercando la cometa, sta cercando anche l'angelo che è vicino alla cometa. Sta cercando. A volte anche un po' come noi che ci mettiamo in gioco, ricerca.
Prima hai detto che a volte dimentichiamo un po', come dire, gli altri, ma lì c'è una scenetta che invece dimostra il contrario, con appunto la carrozzella, per cui, come dire, l'attenzione a chi non ha la possibilità di muoversi in modo autonomo. Sì, diciamo che tante volte Gesù è il Dio anche di chi è in difficoltà, perché tante volte adoriamo altri dei quando abbiamo tante possibilità, però poi ci facciamo male e siamo un po' come il figlio prodigo, che torniamo sempre da lui con la coda fra le gambe. Per fortuna lui l'è sempre buon, come si disse. Vero anche che hai messo Soccorso Alpino. Soccorso Alpino, sì, è un'altra gag, un po' anacronistica, però dai, vedere tutte queste montagne inesplorate così, dai, metti qualcuno che va su a vedere. Va bene, senti, vogliamo dire qualcosa di particolare in chiusura? Ho messo anche l'incenso, come l'anno scorso in questo presepe, anche perché quando si viene qui a vederlo dal vivo, ecco, tendo a precisare che dal vivo è diverso che vederlo in televisione, quindi invito tanta gente a venirlo a vedere. C'è l'incenso perché dà un po' quell'aiuto psicologico anche a contemplare questo presepe. Io mi chiedo che cos'è questa festa del Natale, se mi guardo un po' intorno è tutto da comprare. In villaggio alle Maldive mi... L'incenso ricorda, è da sempre legato a qualcosa di sacro. Esatto, giusto Pier. Riti della Chiesa e anche il presepe, perché anche il presepe è sacro anche lui a suo modo. Il Natale senza presepe, secondo me... Che Natale, me, eh? Esatto. Va bene, facciamo gli auguri. Saluto a tutti. Salutatemi tutte le ragazze di Televallassina, le vostre teleconduttrici, perché come dico io, Bellagio è la perla dell'Ario e le vostre ragazze sono la perla di Televallassina. Allora, chiudiamo con gli auguri e poi per visitarlo, visto che hai lanciato l'invito, come si fa? Allora, per venire a visitarlo, Copreno di Lentate sul Seveso, però a volte capita che non ci sono, perché potrei essere in giro, chiamatevi al numero che vedete in sovraimpressione sul presepe. E niente, auguri a tutti e viva Televallassina!